Buonasera a tutti, grazie per questo abbraccio favoloso, grazie, grazie. Sono veramente commosso di stare qui perché credo che questa opportunità, questa possibilità, questa occasione di poter... di potermi candidare per la nostra regione sia un merito che voglio condividere con tutti voi, perché è un merito di questa terra, è un merito che non è di una persona ma è di una comunità. La nostra comunità, la nostra straordinaria comunità che ci ha imparato a resistere anche in serate di freddo come questo, e mi spiace che faccia così freddo. Ed è un'occasione che volevo condividere con tutti voi, per questo la chiusura della campagna elettorale la volevo fare insieme a voi qui. E 80 anni fa, qui, Ettore Troilo, prima visto Daniela che saluto, Ettore Troilo fondava la Brigata Maiella e la fondava per riconquistare le libertà che oggi troviamo nella Costituzione. Noi dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo ripartire 80 anni dopo per conquistare un altro tipo di libertà, la libertà dal bisogno, la libertà dalla povertà. In Abruzzo ci sono troppi poveri, troppe persone che pur lavorando sono povere, che non riescono ad arrivare a fine mese, e noi dobbiamo combattere per questo, perché noi lo diciamo nel nostro programma: un uomo che ha fame non è un uomo libero, e dobbiamo combattere per riacquistare questa libertà, e dobbiamo riconquistare la libertà dalla malattia, perché dobbiamo offrire le cure agli abruzzesi, e le dobbiamo offrire prevenendo le malattie, cercando di accudirli, cercando di curarli, cercando di evitare che vadano a curarsi fuori. E dobbiamo liberarci poi anche di un'altra povertà, la povertà educativa. Le scuole ci devono essere, e questa cosa la voglio dire qui a Torricella, in questo territorio, insieme agli altri paesi che ringrazio. Lo voglio dire qui, perché è qui che bisogna liberarsi dalla malattia, liberarsi dalla povertà educativa, perché nelle nostre aree interne, un po' alla volta, ci stanno togliendo tutto. E non va bene, dobbiamo riportare qui occasioni di vita, e lo dobbiamo fare ricreando i posti di lavoro, dando la possibilità ai nostri giovani di lavorare, dando la possibilità a chi vive nelle aree interne di potersi curare, di poter vivere con gli stessi servizi, con le stesse qualità dei servizi che ci sono anche sulla costa o nelle città più grandi. Questo vogliamo fare, per questo ci siamo candidati, e io dico ci siamo perché ci siamo tutti candidati, perché questa è una candidatura collettiva, una candidatura di questa terra, una candidatura del nostro Abruzzo, ed è una candidatura che il 10 marzo affronterà le urne, e per questo volevo fare qui l'appello a tutti gli abruzzesi a votare il 10 marzo, a votare e a votare per noi, a votare per noi, perché noi esprimiamo un progetto di governo che saprà risolvere i problemi che oggi ci sono in Abruzzo. Lo saprà fare perché, come voi mi avete insegnato, se lavoriamo tutti insieme con spirito di squadra, se tutti insieme riusciamo a mantenere forte la nostra comunità, non c'è problema che ci possa spaventare, ne abbiamo risolti di ben più gravi. Dobbiamo solo mantenerci compatti, procedere tutti senza lasciare nessuno indietro, e riusciremo a restituire il sorriso agli abruzzesi, a tutti gli abruzzesi. E questo è quello che vogliamo fare, per questo l'appello che lancio agli abruzzesi: andiamo tutti a votare il 10 marzo e votate per noi, perché noi
riusciremo ad assicurare il rilancio dell'Abruzzo, riusciremo a riportare l'Abruzzo nel futuro, riusciremo a creare le condizioni perché le giovani e i giovani abruzzesi possano rimanere qui nella nostra splendida regione, possano trovare qui un'occasione di lavoro e costruire il loro progetto di vita. Andiamo tutti a votare, l'appello che sta andando in diretta su tutto l'Abruzzo, su tutti i nostri social, lo rivolgiamo davvero a tutti gli abruzzesi, da un paese dell'Abruzzo che riflette tutte le virtù dell'Abruzzo e che si sente comunità come si deve sentire comunità tutta l'Abruzzo. Procediamo il 10 marzo e insieme restituiremo un sorriso a tutti. Grazie. E adesso brindiamo.